Ehi là ragazzi, salve a tutti, benvenuti con questa nuova parte su Okami. La scorsa volta abbiamo risanato la zona nella Hana Valley. Come vedete qua abbiamo fatto ricrescere l'albero che c'era e abbiamo ottenuto il potere di Sakigami, che è tipo uno del trio della fioritura, qualcosa del genere, perché ci ha dato appunto il potere di far risanare le piante morte, o almeno di farle rifiorire. Salve! Ma qua ci sono nemici a caso così ogni tanto? Anche perché io mi ricordavo tipo di averli uccisi, questi. O almeno se stiamo andando avanti è un altro conto. Ho 30 lodi? Ah no, aspettate. Ok, allora forse è meglio se vi spiego anche questo adesso. Già che ci siamo, perché adesso fatemi vedere un attimo. Devo ritrovare le cose del robo. Mi pare che qua ci siamo. No, non dice nulla riguardo gli animali. Ok, allora. Vedete che c'ho il tasto feed. Io posso dare da mangiare agli animali. Ora, che cosa mangiano questi? I semi? Può essere. No, i semi no. Neanche il pesce in realtà mangiano. Che mangiano i cinghiali? Provo a dargli i semi, ma non credo. Mangiano i semi? Ok. Va bene. Perché comunque in teoria dovrebbero. No, adesso non mi ricordo bene, però dovrebbero essere tipo. Ognuno c'ha il suo. O almeno ogni tot razze hanno qualcosa di loro. Il pesce non mi ricordo chi lo mangiavano. I semi lo mangiano alcuni. Cioè non è che c'è un animale che mangia solo quello. Ci sono più animali che mangiano i semi, per dire. Infatti pensavo agli uccellini, ma forse non sono neanche gli uccellini. Hai finito di mangiare o. Dai, è rotto, eh. Non sto lì anche a servirti il cibo. Ok. Vedete che praticamente se date da mangiare agli animali vi danno delle cose, ma che si chiamano? Delle lodi. Sì, qua dice, qua spiega tutto il robo. Vabbè, questa l'avevamo già vista, non me ne frega niente. Me ne voglio andare. Me ne voglio andare perché ci sono gli alberi. Ecco, fammi vedere un attimo. Siamo qua. Ok, questo vecchio ributtante albero non ne vuole sapere di arrendersi. Ho un'idea, mi potresti colpire con i suoi stessi frutti, mentre è stordito la fioritura su se stesso per liberarlo da una maledizione. Ok. Allora, quindi abbiamo detto uno. Tac, lo colpiamo e poi quando è stordito, cerchio, fatto bene ovviamente, e lo facciamo rifiorire. Perfetto. E questo appunto vi dovrebbe dare sia delle lodi che del cibo e robe varie. Questa cosa è da fare su tutti gli alberi che ci sono in giro, tutti quelli maledetti e non. Ammi, aspetta un attimo. La valle di Anna è molto più bella adesso. Ma che ne pensi di questa zona di erba scura? Puoi usare il tuo potere alla fioritura per sistemarla. Basta che ricopri il tuo pennello e la fioritura si occuperà del resto. Ok, quindi. Tac. Quasi. Ho detto tac. Funzionato. Oh. Vedete che c'era scritto? Basta che la ricopri. Ah, devo solo. Cioè, non c'era bisogno di fare il cerchio. Ok, Green Sprout Tips. Sono i tips, i consigli. Posso creare degli alberi mettendo i dots, i punti, ok? E mi farà crescere sì, mi fa dei semi che mi fanno crescere degli alberi, ok. Ma ci sono tipo dei buchi in giro per strada o qualcosa? C'era anche una pergamena qui? Ammi, questa sembra la guida di viaggio. È un antico resoconto di un pellegrinaggio per queste terre. Se questo fosse l'originale, varrebbe una fortuna, ma con tutte le copie che ci sono, probabilmente non varrà molto. Comunque, se tu lo vorrai mai leggere, basta che premi il tasto più per aprire il menu ventagli, ti potrà essere più. Ti sarà utile nel viaggio. Ok, non mi interessa un cacchio. Fatemi vedere sta roba degli alberi da piantare. Perché tanto no, sono sicuro che non. Oh, aspetta, questo rompe. Questo rompe assai. Via qua, via. Radish, ok, che non è il nemico di Goku. Il ginseng. Addirittura il ginseng, che comunque per fortuna lo fa solo una volta quando dovete trovare. Ah, ok, mi dà gli alberi in giro così? Ah, che pro? Questa roba degli alberi non la sapevo comunque. Va bene, possiamo andare avanti? Possiamo tornare dove eravamo? Anche perché comunque, allora, sta roba dei. Dei cacchio. Sta roba degli alberi. Penso che. Vi avevo pure detto che c'era un sacco di roba da fare extra. Ecco, penso che la farò io off camera. Penso che sarà una di quelle cose che farò per
per conto mio giro nelle zone che abbiamo già esplorato e risanerò tutta la zona. Vedete qua, pieno di alberi, bla bla bla. Anche questi. No, ho finito l'inchiostro, vabbè. Anche questi qua secchi, che c'hanno i... come che si chiamano sopra? Si possono risanare, vi danno delle robe. Ma in teoria io avevo impostato che tipo per fare i cerchi con l'inchiostro usavo il telecomando. Forse non me li hai salvati? Qualcosa del genere? Può essere? No, salve. Salve ragazzi. Come butta? Devo aumentare la sacca. Perché aumentando la sacca posso fare ovviamente il combattimento un po' più lungo. Cioè può durare un po' di più l'inchiostro per sconfiggere i nemici. Perché lo consumo subito. È un problema questo. Ho cerchi, vabbè, questo abbiamo detto che non ci interessa. Come vedete si aprono anche addirittura delle cose. Delle cose in più. Aspetta, 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 calma. Ho già visto, qua c'è da scavare. E non vorrei che fosse quello che penso io. Ok. Fammi vedere, com'è che scava sto cane? Porca miseria. Ok, allora questi cosi sono da risanare anche loro, se ce la fai. Vi danno a parte un sacco di robe. No, non sono i collezionabili. Ah, ok, sono dei robi così extra. Ma pensavo che fossero quei collezionabili. Io mi ricordo che c'è un tipo di collezionabili che non sopporto. Perché sono introvabili. Ma letteralmente sono introvabili. A dove devo andare? Giù di qua. Ah, tra l'altro mi segna anche gli specchi quel robo. Va bene. Dov'è che siamo? Va bene, questo è quello dei consigli. A new brush technique. Ah, ok, ci siamo. Ok, una nuova tecnica del pennello è stata appresa. Adesso, Ammi, prima che diventi tutta eccitata e dimentichi quello che devi fare, ho un importante consiglio da darti. Sei pronta? Ok, allora, se per caso ti dovessi dimenticare cosa fare, premi più per sperimentare. Che cacchio me ne frega, grazie. Il tuo diario è una trascrizione dei più importanti dialoghi che hai ascoltato. Ti mostra tutte le più importanti informazioni, che questo non mi interessa. Basta che cerchi le informazioni, la tua avventura sarà molto più semplice se ti ricordi questo. Ok, non mi interessa tutto ciò. Mi interessa lui? Forse. Accidenti. Sembra che il fiume sia improvvisamente più pulito. In effetti ho visto Susano passare velocemente da qui poco fa, ma sicuramente non è stato lui per il fiume, no? No, non avrebbe alcun senso. Povero Susano, c'ha molto credito quel ragazzo comunque. Allora, qua c'è tutto opzionale, io dove devo andare? Perché mi fa vedere tutti i dialoghi opzionali che sicuramente non farò. Penso che la cosa più ovvia che devo fare è andare a risanare quel coso che c'era là, quell'albero di prima. Fatemi vedere se passo... Ok. Se passo in mezzo a queste cose ci sono i nemici da battere. Che vi ricordo, non voglio farli tutti in video perché sennò dura troppo. Per cui se posso tagliare, taglio. Adesso ve lo spiegavo, ma vabbè. Comunque sono robine facili. In teoria ci sono anche dei portali che vanno fatti per risanare le zone. Giusto? Sì, questa qua era una battaglia così a caso. Ma ci sono proprio dei portali che se attraversati... non penso siano questi. No, però se le attraversate vi fanno partire delle battaglie che servono per risanare la zona. E quelli li farò sempre off camera, ovviamente, perché sennò ci metto troppo. Molte cose le farò off camera. Io qua voglio solo farvi vedere la storia principale. Senti la musica? Bellissima. Mi piace un sacco le musiche a tema giapponese, mi piacciono troppo. Allora, fine opzionale, opzionale, bla bla bla. Ok, ci sono. Bello anche quel tempio. Porca vacca, se mi piace. Ce n'è uno in Giappone che non sono potuto andare a vedere. Che è tipo, è sto torii in mezzo all'acqua. E ci arrivi tipo su una scogliera, cioè quando c'è la bassa marea, non so se può arrivarci anche quando c'è l'alta. Però passi in mezzo a sti fiumi, te passi sopra sta cosa rocciosa.
E arrivi al Torii, è bellissimo. Wow, quella brutta zona maledetta se n'è andata. Le piante e gli animali sono tornati. Senti che brezza fresca. Questo è quello che chiamo un grande intervento divino. Se continui a sconfiggere la maledizione, come hai appena fatto, scommetto che gli dei della natura ti presteranno i loro poteri. Ok. Stavo pensando, forse potevo farlo la scorsa volta questo. E tipo, almeno avevo qualcosa da fare, da esplorare. Ah, però, addirittura. Ehi, quello è l'albero di Sakuya, giusto? Sì. Forse si è ripreso dopo che hai ravvivato l'albero guardiano. Beh, più tardi possiamo fermarci e dare un'occhiata. Voglio dire, ne abbiamo di lavoro da fare qui. Che ne dici di dare un'occhiata in giro per la piana di Shinshu prima di tutto? Sei stata via per 100 anni, sei stata via per 100 anni, no? Una passeggiata nei dintorni ti farà bene. Perché va così lento il testo? Dai. Più veloce io a leggere? Impossibile. Non so leggere. Fleeing Battle. Battaglie per scappare? Chi è che scappa? Scusa? Non fammi capire. Anche qua, vedete, ci sono ogni tanto. Ah, questo è nel cemento, tra. Ok, niente. Non, mi sa che non scava nel cemento il cane. Ogni tanto ci sono tutti quei cosi da togliere. Beh, andiamo giù di qua adesso. O di là. Andiamo di là. Andiamo su per di là, sì. Sì, non so dove devo andare. Non erano tre alberi? O ricordo male? Forse ricordo male. Aspetta, aspetta, aspetta che ho trovato il tempio. Quello che vi dicevo. Wow. Aspetta, fammi vedere. E devo trovare i testi adatti appunto alla situazione. Wow, che è questo vecchio cancello? Non mi piace il suo aspetto. Trasuda potere malvagio. Lo posso sentire. Tuttavia tu sei un dio e tutto il resto non possiamo ignorarlo. Che ne pensi, mia amica pelosa? Ci passiamo attraverso o cosa? Ci passiamo attraverso, vedete? Passandoci attraverso partono queste battaglie. Sono mini battaglie come al solito, le classiche battaglie che però vi aiutano a pulire la zona. Zacchete! E via, fuori. Demon Fang. Io li prendo, poi non mi ricordo. Ma non è finita qua allora. Ah, sono più battaglie varie, ok. E ancora lui. Questo è odioso. È bello perché poi comunque ogni nemico ha un suo metodo per essere sconfitto. Il suo per esempio non me lo ricordo, non lo so. Però quello con il Benjo gigante, che non so che nome abbia, si protegge dagli squarci possenti col Benjo appunto. Però voi potete tagliarglielo e colpirlo poi. Lui semplicemente lo faccio diventare cieco con l'inchiostro fino a che non gira e poi lo meno e basta. Ok, dovrei aver finito. Bene. Non so, ognuno ha la sua tecnica, quindi penso che o me li studio bene, in modo da farli più velocemente, o non saprei. Vedete, zona risanata, lodi in più, le lodi vi servono purtroppo per aumentare i livelli vari. Ecco, quelli sono gli ingressi per le tane dei mostri, ne avevo già sentito parlare, sono chiamati portali demoniaci. Quei mostri devono essere tosti per costruire cose come quelle, distruggiamoli ovunque li troviamo, ok? Li distruggo io alla fine, tanto. Non fa un cacchio. Da questa parte, vero? Sì. Voglio provare a vedere cosa c'è. Cosa c'è di qua? Ecco, no, comunque ogni tanto servono dei poteri diversi, eh. Oh. Eh? Sì, una cosa. Dove siamo? Non trovo il robo. Va bene, comunque, che signe, che cartello pretentious. Questo è un dojo. Aspetta che forse trovo il dojo. Eccoci, che cartello pretenzioso. Ah, ma questo è un dojo. Qui è dove la gente viene per imparare a combattere con la spada o usando arti marziali. Ma chissà se ti alleneranno qui. Forse se fai il bravo lupetto ti insegneranno un trucco o due. Ok, siamo al dojo. I porci qua posso cosarli? Forse sempre coi semi anche loro. In teoria anche i porci coi semi, sì, ok. Va bene, frega, non voglio vederti mangiare. Ok, mi fa schifo. Che stupidi maiali. Devo anche vederli mangiare. Allora, qua va in fiamme sto coso però, eh. Non posso farci niente, vero? No, ancora non c'ho poteri vari. Entro nel dojo. Ci sono tipo dei cosi di. Esamino il cartello. Ok, no, non mi interessa. C'è il vecchio. Oh, lui me lo ricordo.
Onigiri Sensei. Ok, bene, che abbiamo qui? Sembra che io abbia un adorabile visitatore lupo. Io sono Onigiri Sensei, questo è il mio dojo. Perché ti chiami Onigiri? Fighting Master. Ok, maestro dei combattimenti. Cosa potrebbe farci un lupo come te in un dojo come questo? Di certo non sei venuto a imparare l'arte del combattimento. Beh, in teoria sì. Cioè, cosa vengo a fare? Mi piaci, mico peloso. Mi piacerebbe sprecare le mie ore giocando con te. Ma temo che questo sia un po' troppo pericoloso per creature come te. Questo ovviamente a meno che tu non riesca a pagare la sessione dell'endemic. Ah beh, allora 10.000 euro. Euro, sì, vabbè, yen. Allora, dato che non, a quanto leggo qua, non cambia nulla scegliere una cosa o l'altra, io farei questa qua che è la meno costosa. Reflector Technique for Winds. Che non so che vabbè, comunque vabbè, quella meno costosa però. Sul serio, hai i soldi, vero? Bene, penso di non avere alternative. Farò come desideri e ti metterò nel mio dojo. Ok. I dialoghi che si incontrano durante l'apprendimento della sessione dojo si trovano nella sezione side quest. Vabbè, perfetto, ok, fatto bene. È tutto, però a noi non interessa, vero? O almeno, devo andarlo. Andare a pescare? Vediamo se è questo. Wow, ok, forse è questo. Sei psicologicamente preparato a gestire la sfida finale? Entra dentro per testare la tua potenza. Ok, ci ho messo un po' a trovarlo, sto cacchio di dialogo. Comunque dovrebbe chiamarsi Tecnica Divina Aquila Sacra. Ok. Che la lezione cominci. Faremo pratica della Tecnica Divina Aquila Sacra. Four Winds Reflector Technique. No, forse non è quella. Però va bene, ok. Poni questa tecnica nel cuore e ricordala mentre ci alleniamo. Beh, i testi sembrano quelli. Ok, aspetta. Premi Y per iniziare l'attacco. Premilo rapidamente in successione il Time It Well. Cioè, fallo con tempismo. Ripetilo fino a che non farai 4 attacchi consecutivi. Ti fa la combo. Ok. Hai capito? Sì. Molto bene. Allora ti concedo questa pergamena della tecnica. Controlla quando non ti ricordi cosa significa essere un guerriero. Ok. Comprendi con il corpo così come con la mente. Engard. Ah, ok, aspetta, devo provarla, giustamente. Ok, 4. Che cacchio? È abbastanza per ora. Davvero. Non ho capito cosa ho fatto, però. Tecnica del cacchio. Ma dove. Cosa? Not quiet. Put more energy. Ah no, aspetta, forse non l'ho fatta. Ma scusa, tempismo cos'è? Cioè, io premo, ma. Mi fa good job. Scusa, eh? Ah, no, ok, aspetta, devo farla più volte. Ah, ok, aspetta, ok, ci siamo. Va bene, molto bene, però ti concedo questa pergamina, bla bla bla, aspetta, l'avevo già fatta, è abbastanza però davvero impressionante. Mi ha mostrato il tuo spirito guerriero, allenati ogni giorno per diventare sempre più forte, puoi andare ora a mostrare quelle schifose creature. Ok, guerriero, va bene. No, non mi interessa più, basta. Cioè, l'ho imparata, ok? Addio. Grazie mille. 5.000 yen ho pagato sta lezione. Ne hai avuto abbastanza. Winning in a single spell, but you must never lose the drive for self-improvement. I pray that you do not forget it. Ok, vai tranquillo. Si dice, spero che non te ne dimentichi. Vai tranquillo, me la sono già dimenticata tanto.